Riprendiamo la nostra puntata, o meglio stiamo per concluderla, a dire la verità, perché sono le 14:49 minuti, siamo alle battute conclusive della puntata di oggi, ma come vi avevo promesso abbiamo con noi due ospiti, ovvero Anaïs Scafidi Domianello, che è tornata a trovarci. Ciao Anaïs, bentornata. Ciao, ormai sono sempre qui. No, in realtà no, però in questi periodi sì, perché ci sono tante iniziative che vengono proposte per i giovani, e una è l'iniziativa di cui abbiamo parlato già qualche giorno fa, legata a questo scambio internazionale che si sta svolgendo proprio a Villolanda in questi giorni, organizzato dalla Diaconia Valdese, dall'ufficio volontariato, che vede dei giovani, dei ragazzi italiani incontrarsi con dei ragazzi francesi. Accanto ad Anaïs, per chi sta guardando il video l'ha già visto, ma per chi non lo sta guardando glielo raccontiamo, c'è anche il nostro ospite Patrick Giraud, che è buongiorno Patrick, bonjour. Buongiorno, è il coordinatore, diciamo, della parte francese. Allora, Anaïs, come sta andando? Qual è un po' il ritmo di queste giornate? Immagino abbastanza pressante. Quanti ragazzi ci sono in tutto? Dunque, siamo partiti a bomba. I ragazzi sono arrivati ieri sia dalla Francia che dall'Italia. Siamo un bel gruppetto, in totale siamo 27, compresi gli accompagnatori. E, abbiamo già iniziato a bomba con le attività, abbiamo iniziato a conoscerci un po' meglio. Chi ci vede in video vede che abbiamo appiccicato i nomi su noi stessi degli scotch col nome sopra. E adesso i ragazzi stanno facendo delle attività, quindi io e Patrick ci siamo staccati per salutarvi e per raccontarvi che sta succedendo. Lo scambio è partito e siamo molto contenti. Bene, adesso. Bene. E, senti, come si parlano i ragazzi, in un misto tra italiano e francese? L'inglese, vabbè, è un po' più internazionale, quindi forse si utilizza questa via di mezzo tra i due. Sì, allora, lo scambio era pensato per essere in lingua inglese. Di solito questi scambi internazionali scelgono l'inglese come lingua veicolare. In realtà il nostro gruppo francese fa un po' difficoltà a parlare in inglese, ma abbiamo degli italiani in realtà molto, come dire, propositivi che hanno studiato il francese a scuola, e quindi stiamo usando entrambi, francese e inglese, e perché no anche un po' di italiano, perché alla fine si tratta di scambiarsi tradizioni, storie, ma anche cose legate alla lingua, perché la cultura è fatta di tutte queste cose insieme. Certo, poi sono ragazzi che non per forza in questo caso sono legati ad un ambito di chiesa, nel senso che è un programma slegato, ecco, proprio dal, è organizzato della diaconia, ma è slegato, ecco, da un ambito di scambio, che ne so, tra catecumeni e catecumene, è un'altra cosa. Anche perché questo è cofinanziato dal programma Erasmus Plus, quindi si inserisce in un progetto europeo proprio di scambio. Esattamente, perché come hai ben detto il programma Erasmus Plus prevede il coinvolgimento di organizzazioni non per forza religiose, anzi spesso sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, che fanno attività con i giovani a livello locale e intraprendono anche delle partnership internazionali, come in questo caso qua, in cui la Diaconia Valdese è diventata partner con questa organizzazione francese qui rappresentata da Patrick, che si chiama Roman International. E quindi prima della pandemia è stato scritto a due mani questo progetto, che è poi è stato finanziato, e adesso finalmente siamo in grado di metterlo in quindi pratica. Quindi ha delle origini già un po' datate, un po' lunghe. Sì. C'è stato un po' di problemi nel frattempo, in effetti. Però adesso è il momento giusto e quindi finalmente siamo riusciti ad ospitarvi, Patrick. Bene, allora Patrick, de quel coin de la France vous arrivez? Da dove arriva questo gruppo di ragazzi e ragazze? Alors, de Romans, donc sur Isère, qui est en fait une petite ville à une centaine de kilomètres au sud de Lyon. Quindi la zona di Lione, a qualche chilometro da Lione. C'est ça, donc pas très 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 loin de la frontière. Non troppo lontano dalla frontiera italiana, alla fine. Ce n'est pas une grande ville, mais il y a une association qui a été créée il y a 25-30 ans maintenant. C'è un'associazione in questa città che è stata creata una trentina d'anni fa. Qui est une association de solidarité internationale en lien avec la ville et en lien avec tous les jeunes qui se trouvent être sur le sud de la région, donc ça couvre un grand territoire. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui en tout cas favorisent les échanges de jeunes au travers notamment des programmes Erasmus, mm-hmm. comme on le fait, et donc il y a des demandes de jeunes de pouvoir participer comme sur ce projet, que ce soit des jeunes qui font des cursus scolaires classiques, je dirais, ou des jeunes qui sont plus en difficulté, qui sont en situation
de handicap ou en difficulté sociale et qui, à qui l'on propose aussi des projets pour leur permettre eux aussi de pouvoir être dans des échanges comme ça avec d'autres jeunes. Ok, quindi è un'organizzazione, poi correggi, aiutami Anaïs nella traduzione, un'organizzazione che si occupa di promuovere questi scambi tra giovani, diceva non ce ne sono tantissime di queste organizzazioni che promuovono da una parte la partecipazione appunto di giovani, favorendo anche la partecipazione di chi ha un po' più di difficoltà e quindi diciamo incentivando ecco, la partecipazione anche di persone che magari avrebbero un po' più di difficoltà a partecipare a dei bandi diciamo tradizionali, invece loro fanno un po' da probabilmente anche facilitatori, ecco non mi veniva la parola, facilitatori della partecipazione. Combien vous êtes? Quanti siete? Alors il y a 11 jeunes et on est 3 accompagnateurs. Alors il y a 2 professeurs qui sont en fait les professeurs principaux des 11 jeunes qui sont tous les 11 dans une même classe. Mm-hmm. Et donc, quindi sono in 11 giovani e 3 accompagnatori di cui 2 professori che fanno proprio insomma da capigruppo per questa classe. Donc les jeunes se connaissent bien. Si conoscono tutti bene. Pour le coup, ils ont participé. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans la même classe ensemble. Et donc, les 2 professeurs. Donc, nous, on travaille avec le lycée. C'est un lycée du Dauphiné à Romans. Quindi c'è una collaborazione con un liceo e questi ragazzi si conoscono ovviamente bene perché sono 2 anni che vanno nella stessa classe. Voilà, et nous, on joue Romans International. Donc, moi, je suis de Romans International. Je viens en accompagnement et en appui au groupe. Et je fais le lien entre le partenaire italien et puis la classe, le lycée français, pour faire en sorte qu'on travaille sur les objectifs. Donc, nous, notre rôle aussi, c'est de préparer les élèves avant de venir. Donc, on a mis en place des ateliers de sensibilisation, d'explication sur qu'est-ce qu'étaient les différences de culture, qu'est-ce qu'ils allaient rencontrer sur place comme difficulté, pourquoi quand on voyage, ce n'est pas si simple que ça, si on n'est pas dans un voyage uniquement touristique, mais bien un voyage de rencontre d'autres jeunes de cultures différentes. Et ça se prépare, ça se réfléchit, et on fait tout ce travail avec eux en amont. Bene, quindi insomma Patrick ci ha spiegato che lui fa da collante ecco, tra la parte italiana, la diaconia in questo caso e l'organizzazione in Francia, hanno lavorato molto con il liceo stesso facendo anche delle iniziative di avvicinamento a questo momento di scambio, facendo capire che ci possono essere anche appunto delle piccole problematiche da risolvere, cosa vuol dire viaggiare, cosa vuol dire avere anche una nuova cultura a disposizione, un nuovo modo di vivere, forse anche forse la diaconia non ha fatto questo percorso perché non è legato ad una classe specifica rispetto a, che è un po' la differenza forse tra i 2 gruppi, giusto? Sì, noi abbiamo raccolto partecipanti un po' da tutta la zona del Pinerolese in realtà. Non abbiamo avuto questa fortuna di avere una collaborazione diciamo fissa con una classe, ma in realtà questo è anche un po' un punto di forza perché così ci sono anche più punti di vista, più esperienze diverse da mettere insieme. Noi abbiamo incontrato i partecipanti prima online con i genitori e poi anche qui a Villa Olanda, perché comunque in effetti buttarsi in un'esperienza del genere non è così semplice, un po' di preparazione ci vuole, e devo dire che sono molto contenta del nostro gruppo italiano, posso dirlo, sono ragazzi splendidi che si stanno mettendo in gioco tantissimo e stanno sperimentando quel poco magari che hanno studiato alle medie di francese, lo stanno mettendo al servizio del gruppo, è una bellissima cosa. Bene, bene. Allora buon proseguimento e, insomma, per queste giornate c'è ancora tempo fino al 21, torneremo magari ancora a parlare di questo scambio, forse ci sarà l'occasione nei prossimi giorni di avere anche la voce di qualcuno dei partecipanti, perché no? E intanto io auguro ad Anaïs e a Patrick che sono stati qua con noi una buona continuazione, una buona conclusione anche di questa esperienza, e ricordo che sul sito diaconiavaldese.org se volete trovate maggiori informazioni su questo scambio internazionale che si sta svolgendo a Villa Olanda. Grazie a Patrick, merci Patrick pour ta présence e bonne continuation. Merci pour votre invitation. Merci à Diaconia Valdese. C'est la première fois que l'on travaille ensemble, donc c'est très bien. È la prima volta che lavorano insieme con la Diaconia. Voilà, que ça va permettre d'autres projets dans l'avenir
avec le diaconat ou avec d'autres autour, voilà, nous, on est toujours preneurs de partenaires avec lesquels on peut travailler comme ça aussi bien. Bene, sono soddisfattissimo anche Patrick di questa collaborazione. Ci siete testimoni, suggellata con una stretta di mano, quasi come insomma un concordato. Benissimo, siamo contenti anche noi, grazie a tutti e due per essere stati con noi. Io chiudo la puntata di Voce delle Chiese, ci rivediamo domani con nuovi ospiti e nuove notizie da raccontarvi. Ciao!